Ciao amiche, ciao amici. Oggi un video un pochino diverso perché voglio parlarvi un po' di me, di come è nata questa passione della mia infanzia felicissima e passata con queste action figure. Non l'ho messe qui a caso. Mi spiego meglio. Allora, presenteremo anche il mio ultimo diorama. E grazie Alessandro. Alessandro è un ragazzo che mi scrive cose bellissime da tempo e mi ha proprio espresso il desiderio di avere un qualcosa di mio, cioè quindi lusinghiero a bestia questa cosa, una cosa bellissima. E infatti poi dopo quando mostrerò questo dietro c'è una dedica, quindi non ve lo potrò girare tutto, ma lo vedremo nel particolare. Quello che ci tengo a raccontarvi è magari a qualcuno interessa. È questa storia molto, molto bella riguardo la mia infanzia, come la maggior parte dei bambini nati negli anni 80 e i cui genitori lavorano spesso erano a casa da soli. Nel 91 precisamente era una cosa normale, quindi io ero a casa all'età di 6 anni con mio fratello. I cartoni erano un appuntamento fisso insieme ai compiti. E la mia mamma e il mio babbo andavano via molto presto per lavorare e mamma ci lasciava sempre la tazza con il Nesquik e il latte. E un giorno io ho trovato un pachettino con la nota carta, incartato chiaramente con una carta regalo, nota, non farò nome, di un negozio di giocattoli. Cioè, quindi la cosa era esplicita che ci fosse all'interno un giocattolo, e poi c'era un bigliettino. E su questo bigliettino firmato da mamma e papà c'era scritta una frase bellissima che ricorderò per sempre, per sempre. E quando noi non ci siamo, lui ti proteggerà. Io l'ho scartato, era il 91, quasi 92 veramente, fine 91, e l'ho trovato lui. Bene, tutto è iniziato da Batman. Batman è stato per tutta la vita, quindi il mio personaggio preferito, e amiamo anche la Marvel, io e mia moglie, e non è assolutamente un segreto, ma per ciò che concerne Batman ho proprio un amore viscerale, casa è piena di cimeli legati a Batman, ma tutto è nato da lui, da quel bigliettino, da quella serie animata che consiglio a tutti di recuperare perché non ne fanno assolutamente più di serie in quel modo. Sicuramente chi mi segue sa che poi con il tempo ho potuto fare tutta la collezione della Kenner di queste, ma tutto è nato da lui. E poi chiaramente anche il Batman Combat Belt, scusate, che sono riuscita a ritrovare da poco grazie a un caro amico. E poi, visto perché questo video parlerà più di come è nata, diciamo, la mia passione per i diorami, ci sono anche altri personaggi, vedete, anche molto distanti da quello che è Batman. Le tartarughe ninja, anche se in questo caso non vi ho preso loro, ma chi mi conosce sa che tutto è nato da loro. Anche qui parliamo di un cartone meraviglioso che consiglio. Io ho la fortuna di avere tutte le serie, quindi ecco. Per cui capite? Cioè, crescere con queste cose sicuramente mi ha cambiato la vita. Anche se Batman lo amavo, mi è piaciuto tantissimo anche Spider-Man. Soprattutto leggevo anche qualche fumetto, ma non avevo molta possibilità di acquistare fumetti, quindi mi venivano regalati di terza o quarta mano. Ma c'era anche lì una serie animata bellissima in quegli anni di Spider-Man. E quindi ecco, vi ho messo quello che mi è più caro, diciamo, proprio per spiegarvi. Ecco, come vi dicevo, l'evoluzione poi di quella che è stato il mio amore verso le action figure. Questo è il mio personaggio antagonista di Spider-Man preferito. È un personaggio che amo. Tra l'altro, questa è una action figure, secondo me, stupenda per chi colleziona, ecco, action figure. E grazie ad Alessandro, oggi appunto andrò a mostrarvi questo stand. È chiaro che fare un diorama enorme come quelli presentati negli ultimi video mi dà sicuramente, no, un dici, ah, questa è brava, perché il diorama è grande, il diorama grande dà sempre quell'impatto incredibile, no? Però vorrei far capire che anche uno stand come questo,
adesso non ve lo giro perché è personale la dedica che ho fatta ad Alessandro, però ecco, interamente fatto e dipinto da me, poi sapete che ricerco molto il discorso della pittura realistica, quindi l'ho sfumato tutto, l'ho sporcato, ho fatto la colatura con l'acqua. Ecco, un conto secondo me è tenere uno Spider-Man che è già di per sé bellissima, questa action figure, un conto è tenerlo da solo, un conto, vedi, chiaramente altamente poi, cioè lo puoi mettere ovunque, no? Adesso sicuramente poi mi tremano le mani, sono sempre emozionata quando faccio i video, ma cioè anche uno stand semplice può dare, secondo me, alla figure quel qualcosa in più, quella grinta in più. Quindi per le persone che magari non mi conoscono, ecco, io non faccio solo Harry Potter e sicuramente adoro anche fare questi tipi di cose. Leonardo è la mia tartaruga ninja preferita. Anche questa regalata da mia mamma, quindi la prima tartaruga che mi ha regalato è stata Leonardo. Non questo, ma un altro che ho di là, poi chiaramente sono riuscita a recuperarle tutte. Quindi Leonardo, Batman, anzi Batman, Leonardo e Spider-Man sono sicuramente i miei supereroi. Se proprio ne devo scegliere uno è Batman, ma li amo tutti. E il video è stato un po' lungo, e sicuramente l'avranno visto in pochi, perché so quanto... quanto la gente, non so se si dice schippa, va davanti, non lo so come si dica. Comunque volevo solo, ecco, raccontarvi un aneddoto in più. Perché poi, grazie al mio babbo, all'epoca, quindi parliamo di 29 anni fa, io ho iniziato, vabbè, con quali risultati non ve lo dico, a creare quelli che oggi sono diorami, ma all'epoca si chiamavano... e scenari plastici, playset, ecco, io mi ispiravo a playset che effettivamente vendevano ma irraggiungibili come cifra e cercavo di riprodurli grazie anche all'aiuto di papà. Quindi è questa la motivazione per cui io oggi ho realizzato il sogno della mia vita, in realtà creare diorami per me e per tutti, chiaramente, coloro che lo desiderano. Vi ringrazio e vi auguro una buonissima giornata e fatemi sapere qual era il vostro cartone preferito riguardo gli anni 90.